La SEAP Aragona riparte dalla serie B1. La squadra del presidente Nino Di Giacomo sarà reintegrata d'ufficio nel terzo massimo campionato nazionale di pallavolo femminile. Persa sul campo la promozione diretta, la formazione aragonese sarà inserita nel girone D della serie B1 quale migliore seconda dei 9 gironi di serie B2 nella stagione che si è appena conclusa. A darne notizia è il presidente della pallavolo Aragona Nino Di Giacomo, che ha avuto in merito rassicurazioni da parte dei vertici della FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo. La notizia del reintegro in B1 della SEAP Aragona sarà ufficializzata nei prossimi giorni, non appena saranno abbozzati 4 gironi con le 56 squadre partecipanti. Lo scorso campionato di B1 è rimasto orfano di 3 formazioni e quindi per colmare le caselle mancanti saranno reintegrate inizialmente la migliore 12esima della serie B1 e la SEAP Aragona come migliore seconda di tutti i gironi di serie B2. Infine, per completare i 4 gironi di serie B1 saranno ripescate altre formazioni. La SEAP Aragona sarà inserita nel girone D con le squadre del Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e altre 3 siciliane per un campionato che si annuncia combattuto ed incerto. Il presidente Nino Di Giacomo si è già messo al lavoro per costruire la nuova SEAP Aragona. Il primo tassello è il rinnovo di coach Paolo Collavini, che ha accettato di continuare ad allenare la squadra bianco-azzurra. Collavini avrà anche carta bianca sulle giocatrici da riconfermare della passata stagione e sul mercato di rafforzamento del nuovo roster per disputare un torneo di B1 da protagonisti e puntare alla Serie A2. I primi colpi di mercato saranno annunciati a breve, assicura il patrone Di Giacomo, che tiene a scusarsi con la squadra per le parole dure dette durante la conferenza stampa al termine della gara persa con il Castellana Grotte. Di Giacomo ringrazia le giocatrici per la splendida stagione disputata e ringrazia anche i tifosi per il calore e l'affetto e gli sponsor per aver supportato economicamente la società.